Benvenuti a Brindisi, è la prima delle regate FIV, questo campionato italiano assoluto di vela d'altura Edison Next 2024, ultima giornata, sono state svolte 6 prove bellissime, il vento ha collaborato, il campionato d'altura 46 barche iscritte, andiamo a seguire quest'ultima giornata a partire dalla prima prova, partono due distinti gruppi, gruppo 1, le barche più grandi, e gruppo 2, le barche leggermente più piccole. Il primo gruppo, la partenza del gruppo 1, questa è la prova numero 7 di questo campionato italiano d'altura Edison Next di Brindisi 2024, l'organizzazione del circolo della vela di Brindisi, un circolo che veramente ha un calendario fittissimo. Pochi giorni prima di questo italiano d'altura si è svolta la Brindisi Corfù. Ci sarà un'altra regata offshore prossimamente, ci sono tante attività e il luogo che ha ospitato questo campionato italiano dal punto di vista logistico è la Marina di Brindisi con il Fee Village, il villaggio sistemato, uno dei format diciamo ormai classici che accompagnano le regate FIV, il Fee Village, il suo palco con lo schermo dove è stata fatta la cerimonia d'apertura con l'alzabandiera, il giuramento del concorrente, il giuramento dell'UDR, tutta una serie di liturgie che fanno parte proprio del format che la Federazione Italiana Vela sta dando, vuole dare, desidera dare alle proprie regate di bandiera, diciamo così, le flagship regata, quindi lo vogliamo ricordare, il campionato italiano d'altura assoluto, Edison Next, la Coppa Primavela, a cui fa seguito il campionato italiano dei singoli, giovanile ovviamente, a seguire il campionato italiano giovanile dei doppi, le classi in doppio, e a concludere la stagione delle grandi regate FIV, il CICO, campionato italiano delle classi olimpiche. Tutto si svolgerà tra settembre e i primi di ottobre, ovviamente tutto da raccontare. Come tradizione al campionato italiano d'altura, iniziata anche lo scorso anno all'edizione svoltasi a Marina di Carrara, noi chiudiamo il campionato, che è stato contraddistinto da una serie di highlights con il meglio di tutte le singole giornate, con una telecronaca diretta dell'ultima prova. Come state vedendo dalle immagini, le barche sono partite, sono praticamente quasi tutti in mure a dritta, mentre qualcuno che è partito un po' in seconda fila invece ha già virato e vuole andare verso il largo con mure a sinistra. C'è un bel vento anche oggi, dopo la prima giornata con vento leggero tra i 6, 7, 8 nodi, è un po' irregolare, è andato un po' increscendo solo nella seconda prova. La giornata 2 e la giornata 3 invece hanno beneficiato di un bellissimo maestrale, tramontana maestrale, con diciamo una base di 13-14 nodi, arrivata spesso in raffica a superare i 16-17, qualche volta 18 nodi. Bellissimi incroci si cominciano a intravedere, vedete, bellissime queste immagini. Qualcuno ha virato, qualcuno resta mure a dritta, noi stiamo sfilando proprio tutta la flotta ed è bellissimo perché stiamo vedendo anche, stiamo entrando proprio nella realtà di questo campionato italiano d'altura. Allora, l'altura, in questo caso un altomare tra le boe, perché ovviamente sapete che c'è anche l'altomare offshore con le regate lunghe, questo altomare tra le boe ovviamente ha una particolarità, la particolarità classica, storica, che da sempre in qualche modo è implicita in questo tipo di sport, in questo tipo di regate, cioè far correre, egualizzandole, barche di dimensioni, caratteristiche, progettualità e concezioni proprio diverse. Lo vedete anche da queste immagini, ci sono barche chiaramente da crociera, sta passando adesso questo bellissimo Rimar, Cattiva Compagnia, e poi vediamo adesso la sagoma di questo XP50 VB8 al timone Mauro Pelaschier, tutto l'equipaggio fuori bordo. Guardate che bella questa inquadratura, è una delle barche più grandi della flotta. Mauro è sicuramente uno dei velisti più noti, più forti, più diciamo esperti della nostra vela, anche in campo di vela d'alto mare. Altre barche stanno seguendo la sua scelta di virare, di andare un po' verso il largo. Noi adesso cercheremo di aspettare anche la seconda partenza, la partenza del gruppo 2. Intanto vediamo, ci sono alcuni scafi del Italia Yachts 1198 che sono un po' da seguire dal punto di vista della classifica, non solo loro, è passato adesso anche MiCube. Siamo nel minuto al via della partenza del gruppo 2 e
Vedete che dietro alla flotta che sta partendo di Bolina c'è una barca addirittura col Genna Carnero che sta scendendo, non sappiamo, evidentemente è qualcuno che ha deciso di non partire sicuramente. Eccoci qua, gli equipaggi sono tutti sopravvento, qualcuno anche con le braccia, vedete che cerca di aumentare il raddrizzamento. C'è anche una bella onda e c'è questa particolarità del campo di regata di Brindisi che si è rivelato davvero un campo di regata completo, sontuoso, tecnico, molto interessante. La particolarità è che l'onda, che in questo caso è alzata ovviamente dal vento da nord, da questo che è un misto tra maestrale e tramontana, poi in realtà sbatte su una grande diga che c'è all'entrata del porto di del Marina di Brindisi, ma del porto di Brindisi in generale, e crea una risacca di ritorno e quindi per almeno un miglio e mezzo, forse di più, si crea una sorta di onda incrociata che crea davvero una grande un moto ondoso molto complicato da interpretare per i timonieri, per gli equipaggi. Ovviamente serve stare piatti, quindi se c'è vento abbastanza forte, quindi le vele devono essere piatte, tutte cazzate, la base eccetera, però serve anche potenza per riuscire a passare sulle onde. Vedete, stiamo passando a prua anche in questo caso, avete visto anche le forme diverse, siamo passati a prua di addirittura di un vecchio Yor, e poi ci sono invece i disegni più moderni. In ogni caso tutti però, vedete, hanno la stessa impostazione. Adesso la virata di quella barca col numero velico croato, ci sono anche due o tre barche straniere in gara, una in particolare Sugar, l'Italia Yachts 1198 che è in testa alla classifica del gruppo 1, che però naturalmente in quanto stranieri non concorrono alla classifica del campionato italiano. Stiamo adesso passando a poppa praticamente del gruppo 2 partito adesso vedete col numero velico 17974. Questo è il Corsa 915 Moretta, un'altra barca diciamo non pontata in qualche modo, con una tuga appena accennata. Sono passati i primi scafi del gruppo 1 alla boa di Bolina, vedete Verve Kammer che si è allungato come spesso capita, poi c'è Blue Sky che dovrebbe essere il secondo, Morgan che dovrebbe essere il terzo, Morgan quinto, e poi la teoria delle barche che stanno issando i Genna, che era la boa di Bolina, la vedete inquadrata adesso. Abbiamo fatto un po' diciamo di corse saltando sulle onde per arrivare in tempo, saremo in tempo sulla ley line al gruppo 2, ma intanto vi volevamo documentare il passaggio dei primi e adesso piano piano il resto del gruppo 1. Sono circa 21 barche, anche qui vedete ci sono vele di poppa diverse, la maggior parte degli scafi ha issato il Jennaker che si mura direttamente sul bonpresso a prua della barca, invece inquadrata adesso con la vela che un po' rifiuta c'è invece uno Spinnaker che richiede il tangone. Adesso stanno orzando un po' per cercare di farlo gonfiare, vediamo un po', forse hanno fatto una strambata completata adesso, eccola qua, si gonfia anche questo Spinnaker. Non sono tanto scelte quanto problemi di come le barche sono armate. Ovviamente se le barche hanno, come spesso ormai le barche moderne, la delfiniera o il bonpresso a prua, si usa il Jennaker, che ovviamente è una vela asimmetrica che richiede spesso di fare dei bordeggi anche di poppa, quindi di stringere un po', di non fare proprio poppa filo. Invece lo Spinnaker lo vediamo proprio da questa che dovrebbe essere un X41, e invece loro vanno dritti di poppa, vedete che praticamente loro fanno in fil di ruota, mentre le altre barche ovviamente orzano e fanno poi del bordeggio. A poppa di questa barca c'è movimento con altre barche che stanno passando alla boa di Bolina, una mezza caramella, devono ritirare giù il Jennaker sull'ottavo peccato con l'albero rosso. Insomma, inizia il primo lato di poppa, due giri da fare, settima prova di questo campionato italiano da Brindisi. Aspettiamo adesso sulla ley line il passaggio del gruppo 2. Inquadratura sul primo scafo del gruppo 2 che si sta avvicinando alla boa di Bolina, ma vediamo che vira, piccolo errorino sulla ley line,
per 17-2-0-9, diciamo che è un peccato veniale per loro, perché sono i grandi leader della classifica, abbastanza incontrastati. Si tratta dell'Italia Yachts 998 Sarchiapone fuori serie, Gianluigi Dubini, Yacht Club Sanremo, la virata adesso sulla ley line, diciamo, più giusta, e vedete che comunque mantengono un margine piuttosto netto nei confronti degli inseguitori. Per loro uno score nelle sei prove davvero notevole, perché hanno 3-1-1-2-6-1, pensate. Tuttavia, in punteggio, nonostante questa, diciamo, situazione abbastanza di dominio, eccolo qua, Sarchiapone fuori serie che passa la boa di Bolina, si lancia, per così dire, un po' a questo traversino, a questo piccolo disimpegno, dove poi isserà il Gennaker. Loro hanno la delfiniera, il Bonpresso fissato sulla prua, così come accade anche a questa barca, con numero velico ceco, vedete, Cechia, CZE, Repubblica Ceca. E addirittura bellissima bolina per questo Italia 80-23, la barca ceca è Ebe Quinta, mentre questo vecchio Yor, bellissima l'inquadratura, stiamo cercando di recuperare dal numero velico la barca Dr. Faust di Cesare Filograna, circolo velico Gallipoli, regatona per loro. Dr. Faust è un prototipo Yor, questo colore azzurrino bellissimo. Poi è passato il First 35 16 512, squalo bianco, poi proprio al nostro traverso 15 321, un'altra barca che non è proprio brillantissima nella posizione in classifica, l'ottavo peccato. Si tratta di la barca di Paolo Romanelli e Lega Navale Italiana di Trani, è un M37. Difficile il campionato per loro, inizia però la poppa, adesso sono messi abbastanza bene. Ci fermiamo qui e aspettiamo questo passaggio, perché sono delle belle inquadrature. Passa Take 5 Junior, che decide, vedete, lui non ha, pur essendo un Italia Yachts 998. Beh, adesso siamo passati a un'altra inquadratura, è molto bella perché qui sono tutti in boa. Comunque due barche uguali, una con la delfiniera e quindi usa il Gennaker, e un'altra invece con lo SPI. Sono passate parecchie barche con lo SPI, questo gruppo 2 ne vede molte che usano lo Spinnaker invece del Gennaker, e abbiamo visto, almeno da quanto si era visto nella poppa, bellissima inquadratura. Tra l'altro sta aumentando il vento, abbiamo visto che, insomma, lo SPI dà dei vantaggi che è piacevole andarseli a prendere, questi vantaggi, perché, insomma, quando c'è aria, quindi c'è pressione, riuscire a appoggiare, andare dritti e non dover orzare per cercare di far gonfiare le vele, di fare le planatine giuste, eccetera eccetera, è sempre un bel vantaggio. Bella inquadratura di poppa, praticamente dalle immagini vedete che lontano si vedono i primissimi scafi del gruppo 1, che sono già di bolina, ma molta parte della flotta del gruppo 1 è ancora di poppa, così come tutta la flotta del gruppo 2, che siamo in mezzo alla quale ci troviamo, la stiamo proprio rimontando, la stiamo inseguendo. Questo qua è un po' per gioco, e attenzione, perché un po' per sul serio. Niki Vescia, Lega Navale Italiana di Trani, è secondo in classifica generale a 3 punti dal leader Sarchiapone fuori serie. Un'altra Italia Yachts 998, che, come vi dicevo prima, come avete visto, non ha il Bonpresso e quindi usa lo Spinnaker invece del Gennaker. Questa invece inquadrata adesso è Demon X, che viene da Venezia, Demon X della Yacht Club Vicenza. Non sono messi benissimo in classifica, un X35 modificato, hanno fatto un campionato un po' contrastante, diciamo così, un 7-14, 9-14, 17, insomma, capite? Però è stato un campionato in generale difficile, l'abbiamo raccontato spesso, ci sono state anche parecchie discussioni a terra sulle
sulle classifiche, come spesso accade, inevitabilmente nelle regate di vela d'altura le valutazioni sulle classifiche, sui calcoli dei vari dati, dei vari elementi, quindi soprattutto il vento e la posizione del campo di regata. Intanto adesso un'altra bella inquadratura per questa barca South Kensington del Circolo Lauria di Palermo, First 35. E qui adesso si gioca tanto in questo lato di poppa, anche di scelte di bordeggio oltre che di passo. Aspettiamo qua e adesso dopo un po' andremo a tornare sulla boa di Bolina per raccontarvi invece il passaggio dei grandi del gruppo 1. Inquadratura di prua di Verve Comer, il Comet 50R di Luigi Ancora, Circolo Velico Gallipoli, che domina e sta dominando anche oggi, ha dominato tutte le prove in tempo reale. Eccolo qua, diciamo che tutte le line honors sono le sue. Guardate l'equipaggio, numerosissimo, tutto fuori bordo, tutto a cercare di tenere più dritta possibile la barca. Solo il prodiere è andato subito a prua per portare, incocciare il Jennaker. Passata la boa di Bolina, ecco il traversino, l'equipaggio piano piano si sposta dalla sua posizione di sopravento. Eccolo qui, Verve Comer, pensate, sempre primo in tutte le regate, vi dicevo, reale, però mai meglio di settimo in tempo compensato. Questa è una delle, diciamo così, dei ragionamenti che riguardano un po' la parificazione delle barche diverse con il sistema ORC, ORC, Offshore Racing Congress. Bella l'impoppata adesso, la poggiatona di Verve Comer che si mette di poppa, stanno issando il Jennaker. Adesso l'inquadratura è sulla ley line nuovamente, sta arrivando il secondo scafo del gruppo 1, sono le barche più grandi come vi dicevo, è passato il Comet 50 Verve Comer, questo invece è lo Swan 45 Blue Sky di Claudio Terrieri, Yacht Club Hannibal, con a bordo Tommaso Chieffi, in funzione di tattico. Eccolo qua, Blue Sky, loro Blue Sky è terzo assoluto nella classifica provvisoria ed è primo della classe AR, cioè regata, e quindi insomma occhio a Blue Sky perché con tutte le sue vele nere, vedete che a prua loro hanno il tangone, quindi hanno lo spinnaker, sull'albero c'è già uno pronto alle drizze, il prodiere pronto a controllare l'issata. Ecco qua che va su lo spinnaker di Blue Sky. Adesso noi seguiremo le prime 4, 5, 7, 8 barche, diciamo così, e poi naturalmente andremo, perché questa è la loro seconda e ultima poppa, e andremo all'arrivo a seguire l'arrivo. Adesso vediamo chi passa, dovrebbe essere lo Swan 42 Morgan Quinto. Morgan Quinto, campione in carica, era il defender, adesso è secondo in classifica proprio dietro a Blue Sky, è uno Swan 42 con Nicola De Gemmis, Circolo Canottieri Barion, sono baresi, eccoli qui. Adesso sulla ley line comincia a esserci un po' più di affollamento, la quarta barca in tempo reale a passare, 40-102, a passare la boa di Bolina, si tratta dell'MP 30+10, questo è il nome della barca, Luca Pierdomenico, Circolo Velico Porto Civitanova, un Far 40, anche loro si mettono di poppa, si mettono anche nel traversino, nel questo piccolo disimpegno che ormai è un'abitudine per questi percorsi a bastone. Ed ecco Mauro Pelaschier, tutto l'equipaggio fuori bordo, tutti seduti, lui è l'unico in piedi col suo cappellino, osserva sotto al boma quanto manca alla boa di Bolina e arriva con il suo XP 50 VB8, Gian Claudio Bassetti, Yacht Club Parma, una barca nuovissima, una barca diciamo anche concepita per fare comode crociere, un bel 50 piedi, equipaggio di amici ma con un comandante d'eccezione come l'inossidabile Mauro Pelaschier. Eccolo qua che si appresta a poggiare, vediamo la manovra di VB8, issato il Jennaker che era un po' teso, si sta ammainando piano piano adesso il fiocco, vedete sono in tre a prua che ammainano il fiocco, ora il Jennaker è arrivato in testa d'albero e quindi Mauro si può concentrare non più sulla manovra ma direttamente sull'andatura della barca. Il taglio della linea di Verve Comer,
una lunga corsa per arrivare insieme a lui sulla linea del traguardo, quindi un'altra, l'ennesima line honors per questo Comet 50. Abbiamo già descritto che corre un po' da solo, vedete, Randa Square Topped, un bel equipaggio. Adesso loro ammaineranno, si preparano alla partenza della successiva prova, perché si correrà anche la prova numero 8. La gate di poppa per, e quindi ultimo pezzettino, l'ultimo lato finale di questa settima regata anche per il secondo scafo della flotta del gruppo 1, Blue Sky Swan 45. E qui si vede bene tutta la potenza, i baffi a prua su queste onde alzate dal maestrale con questo spinnaker gigantesco, e vedete che hanno tenuto anche quello piccolo fiocchettino intermedio in questo lato di poppa. Adesso non è più proprio poppa, è un po' più un lasco, ma insomma, eccoli qui, tagliano la linea in questo momento l'equipaggio di Claudio Terrieri, Yacht Club Hannibal. Sono arrivati da Monfalcone, ma Blue Sky lo vediamo spesso sui campi di regata, quindi una barca che naviga. Complimenti anche a loro, Tommaso Chieffi alla tattica, anche loro adesso in stand by aspettando la partenza dell'ottava prova. Adesso invece spinta dal Jennaker, lo Swan 42, Morgan Quinto, Nicola De Gemmis, il tattico Antonio Bizzarro, poi c'è anche Corrado Capece Minutolo tra gli aficionados di questo equipaggio. Eccolo qui, l'appoggiata sulla linea, e tagliano, si danno anche una bella stretta di mano, evidentemente sono soddisfatti di come è andata la gara, e quindi bene così per loro. C'è anche Enrico Zennaro, ammainata per Morgan Quinto, e tra poco arriva il grosso del gruppo. Ancora ad altri arrivi, questo è il Far 40 seguito da VB8 che ha fatto una bella rimontona di poppa, ovviamente un 50 piedi con un 40 piedi, tutti e due Jennaker. Comunque bella la regata per entrambi. È stato adesso detto via radio la misurazione del vento, sono 12 nodi da 330, mi pare che hanno detto, vero? 12 nodi da 330. Eccoci all'arrivo per VB8, che naturalmente di poppa ha fatto valere un po' la potenza dei suoi cavalli e anche la lunghezza della barca, la strambata hanno fatto per ammainare meglio questo grande Jennaker. Inquadratura per l'arrivo sotto spinnaker con una parte dell'equipaggio, vedete, sopravvento, tutti, quasi tutti sopravvento per tenerla piatta anche in questi ultimi metri. Questo è Sidera Cordis, l'X41 di Pier Vettor Grimani, compagnia della Vela di Venezia, che è secondo nella classifica assoluta del gruppo 1, ma considerando che il primo è Sugar 3 che batte bandiera estone, praticamente Sidera Cordis è il primo, quindi loro che vedete inquadrati adesso ci passano molto vicini, sono in corsissima per il titolo italiano. Eccoli qua, ci passano vicini Sidera Cordis, Pier Vettor Grimani, armatore di lunghissimo corso, grande passione. Andiamo a vedere chi arriva adesso e chi arriva dietro di lui. 16800, questa è Rev de V, altra barca di classifica da tenere d'occhio. I due armatori sono due, Ermanno Galeati e Angelo Davide, sono del circolo nautico San Benedettese, un Gran Soleil 43R, bellissima anche la loro regata, bellissimo anche il loro Jennaker. Sono arrivati 3, 4, 5, quindi quinti in sesti, anzi in tempo reale. E sta arrivando adesso la settima barca, 17, 8, 9, 7. Adrenalina. Anche qui abbiamo due armatori e anche questo è del circolo nautico San Benedettese, evidentemente a San Benedetto hanno la barca in società, sono Franco Gaspari e Bruno Bucciarelli, XP44, buona comunque la loro regata, probabilmente loro in classifica non sono messi molto bene, sono pensate 17esimi con tutti i piazzamenti un po' mediocri, il migliore è un 11esimo, penso che qui oggi è andata meglio a loro, sicuramente potrebbero avere un buon risultato in tempo corretto.
29:15, passa adesso davanti a noi 2B, Stefano Rusconi, Yacht Club Italiano, Italia Yachts 11:98, e dietro di loro la sagoma ha strambato di Sugar 3, 7:92, Estonia, lo vedete, quindi in tempo reale in questo caso, abbiamo detto 2B precede con il suo scafo grigio, precede Sugar 3, eccolo qua Sugar 3, leader della classifica, davvero un grosso campionato hanno fatto loro, ma fuori dalla classifica del titolo. A bordo c'è come sempre Sandro Montefusco, adesso la sagoma blu elegante di questo Far 40, anche qui un numero velico straniero, Germania 6005, si tratta di Egoista di Fabio Giaccaglia, che è dell'Assonautica di Ancona. Quindi, e adesso Guardamago terzo, qui diciamo l'omaggio a uno dei defender, campione italiano in carica, Massimo Romeo Piparo con Daniele De Tullio, vedete alla randa, anzi alla scotta del Gennaker, tagliano il traguardo anche loro. Noi stiamo piano piano risalendo per andare a vedere un po' di scene al gate, e qui ne vediamo una di scena, perché questa barca, che dovrebbe essere cattiva compagnia, ha deciso di ammainare lo spinnaker prima di arrivare, o forse perché erano rientrati troppo sotto, dovevano risalire per andare, tirano sul fiocco velocemente, vedete, e gli era rimasto un po' incastrato tra la seconda tra la prima e la seconda crocetta. Adesso sale il fiocco, ma insomma siamo davvero vicini all'arrivo per questo scafo Costa del Salento, dovrebbe essere un Dufour questo, vediamo un po', classe B, Fioravante Totisco, Lega Navale Italiana Gallipoli, è un Dufour 40, sono attualmente al nono posto della classifica, quindi discreto. Poi naturalmente ricordo che io sto leggendo una classifica provvisoria dopo 6 prove, quindi che non tiene conto di questa 7ª prova che stiamo commentando, che stiamo raccontandomi un pochino dal mare, e che quindi andrà tenuta conto per aggiornare le classifiche, ma soprattutto è una classifica generale del gruppo 1 e del gruppo 2. Adesso vediamo il passaggio di un altro Italia Yachts 11:98, 17:685, sono tutti mediamente di alta classifica, perché insomma l'abbiamo visti, però 17:685 invece Varen, che ieri ha avuto un problema con lo spinnaker, Giovanni Toscano, Nick Catania, eccoli qua, sono attualmente al 15° posto della classifica. Vi dicevo che c'è una classifica generale totale assoluta di tutto il gruppo 1 e di tutto il gruppo 2, ma poi il gruppo 1 si compone, anzi si sottocompone di classe 0, che c'è una barca soltanto, che è appunto Verve Camere, classe A, suddivise poi a loro volta in C, cioè crociera, R, cioè regata, e poi B, classe B, sempre suddivisa in C, crociera, e R, regata. Ognuno di questi gruppi, quando raggiunge il numero minimo adatto a formare una classifica, assegnerà nella premiazione di questa sera il titolo italiano e il podio del titolo italiano. Passa un'altra barca, seguiamola, un altro Italia Yachts 11:98. Si tratta di Gap 5, Giovanni Stecconi, o Gap 5 se volete, Sef Stamura, un'altra barca marchigiana. Loro sono in classifica al 12° posto, con miglior piazzamento di giornata 1°. Abbiamo visto una discreta strambata, e si mettono mura a sinistra verso l'arrivo, un paio di persone dell'equipaggio sono fuori bordo, gli altri un po' in manovra, sono diciamo ormai tranquilli perché l'arrivo veramente è vicino a loro. Adesso vediamo ancora qualche immagine di un altro passaggio qui al gate, e poi l'inquadratura, forse se riusciamo a vedere tutta la flotta con gli spinnaker che stanno scendendo, e noi cercheremo di raccontarvi i passaggi dei primi del gruppo 2. Allora, due barche del gruppo 1 passano praticamente appaiate, guardate, al cancello che li porta poi all'arrivo, e ci stavamo chiedendo, non abbiamo ancora risolto questo dubbio dalla nostra osservazione in acqua, questi seguiamoli fino all'arrivo, attenzione, è una volata praticamente tra Ebbe Quinto, che è la barca col Gen, che era arancione, che con il numero velico CZE, quindi Repubblica Ceca,
e l'altra barca invece l'Italia Yachts 998 17209, l'abbiamo già detto, Sarchiapone fuori serie, sono i grandi leader della classifica. Gianluigi Dubini, Yacht Club Sanremo, eccoli all'arrivo. La volata la vince l'Italia Yachts 998 su Ebbe Quinto. Scene al gate, vedete una strambata complessa per quella barca con lo Spinnaker che dovrebbe essere South Kensington, e poi è passato sotto vento a loro l'ottavo peccato, quindi altro arrivo in volata che si prefigura tra queste due barche, e qui anche con configurazioni diverse, una c'ha lo Spi, un'altra c'è il Jennaker, però South Kensington con quella strambata si è preso il sopravvento, e quindi diciamo adesso l'ottavo peccato per passarlo dovrebbe, insomma, ovviamente è quasi impossibile perché è sotto vento e nei rifiuti di South Kensington, che infatti allunga un pochino la barca del circolo canottieri Rogero Di Lauria. Ora l'ottavo peccato vuole prendergli la poppa, cercare un po' di orzargli, ma ormai siamo sull'arrivo. Eccoci qua, arrivano insieme, bella scena, bel passaggio, bel arrivo, un First 35 e un altro M37, e adesso siamo proprio in mezzo al mucchio selvaggio, arriva il grosso del gruppo, e stiamo parlando del gruppo 2 ovviamente. Passa questo X35, poi passa l'Italia Yachts 998, Pietro Corbucci, Take 5, hanno quasi tutti il tangone e lo Spinnaker. Questa è un'altra Italia Yachts 998, dovrebbe essere un po' per gioco Niki Vescia, che è secondo in classifica, non brillantissimo in questa prova, non proprio brillantissimo. Guardate quanti sono tutti insieme adesso. E l'altro Italia Yachts 998 che invece ha il Jennaker. è una questione di scelte. Dietro di loro il Salona 37 che arriva bello veloce, e proprio tutti insieme sull'arrivo, molto bello questo arrivo, e anche impegnativo per i comitati per prendere i numeri velici. Sono praticamente tutti insieme, Spinnaker rossi, Spinnaker blu, Spinnaker metà rossi e metà blu. Passa il glorioso Flash Far 39 con la prua che sembra una bandiera vecchia, onor di capitano, diciamo così. Poi passa questo J99 con un bel Jennaker. Questo è passato il grosso della flotta, siamo passati nel nuvolone e adesso ne restano alcuni. Chiudiamo qua, però chiudiamo in bellezza, chiudiamo con i marinai del Canopus, il First 36.7 della Marina Militare, onore a loro perché insomma stanno facendo una bella stagione, stanno frequentando tantissime regate. Al comando lo skipper di questa barca, il Luigi Cau, vedete che in due impegnati a rimettere nella campana il tangone, che sembra non volerne sapere, ma ormai siamo a pochi metri dall'arrivo, quindi probabilmente sarà anche inutile, ormai va bene così, anzi sono in tre addirittura. Ecco questo First 36.7, buona la loro regata. Allora loro sono in classifica al 19° posto, arrivano altre barche e noi chiudiamo questo racconto, questa telecronaca, come ho detto prima, è un po' una sorta di tradizione, ma la chiudiamo con ancora dei bei passaggi. Ci passano vicinissime altre barche. Questa è Giulia, altra barca che ha un numero velico della Repubblica Ceca, e dietro di loro, eccolo qui, dovrebbe essere il 17974, il Moretta, il Corsa 9 e 15, come vi dicevo. E niente, insomma, concludiamo il racconto in la telecronaca dal mare, la diretta dal mare di questa settima prova. È un campionato italiano assoluto d'altura, Edison Next di Brindisi 2024, con molte cose da dire e anche sulle quali ragionare in sede di bilancio, però è un campionato che è stato gradito dal punto di vista meteo da tutti quanti, perché sono state condizioni davvero belle. È stata molto forte la presenza della Federazione Vela con il Free Village, che è stato un po' il cuore della manifestazione, tanti momenti anche conviviali anche a terra. Ci torneremo, trovate tutto sulla pagina YouTube della Federazione Vela e sui siti della Federazione. E grazie per essere stati con noi.